Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo le operazioni veramente basilari da fare per trapiantare le piantine di pomodoro, quelle che abbiamo acquistato o anche le nostre, comunque in questo caso sono quelle che abbiamo acquistato. Ne ho prese due uguali perché inizierò un esperimento su un fertilizzante particolare, lo vedremo più avanti in un altro video. Quindi queste due piantine le utilizzerò per due scopi, vi faccio vedere le operazioni preliminari per metterle in vaso e vedremo poi in un altro video, nei mesi a venire, come si comporta il fertilizzante Solabiol e quello che ho messo in test, anzi quello che metterò in test prossimamente. Allora, ho acquistato due piantine di pomodoro datterino di orto mio, identiche. Stessa altezza e tutto quanto. Le operazioni preliminari da fare sono queste. Allora, se vogliamo metterle in vaso o se vogliamo metterle a terra, quelle che vi dico sono le operazioni che vanno fatte uguali per tutte, cioè bisogna togliere, iniziare a togliere le foglie basali, quelle su alla base, perché nessuna foglia deve toccare per terra, perché altrimenti le muffe tendono a risalire, le spore delle muffe. Quindi tutto ciò che è alla base lo possiamo togliere. Semplicemente con due dita si prende, si sposta verso il basso, viene via da sola la fogliolina, il rametto. La seconda operazione da fare è togliere i getti ascellari, che sono questi qua. Sono praticamente delle nuove piantine, clone della pianta madre, che nascono all'intersezione del ramo principale e del ramo secondario. Se noi lo lasciassimo questo qui, verrebbe fuori una pianta vigorosa come il fusto principale, toglierebbe linfa. Quindi, almeno per i primi palchi, quelli più bassi, conviene toglierli. Anche con questi getti ascellari, detti anche femminelle volgarmente, basta prenderle con due dita, tirare. Vedete, si stacca da solo. Queste sono piantine uguali a queste. Se dovessimo aver bisogno di piante in emergenza, basterebbe far crescere qualche getto ascellare, si toglie, si mette in acqua per qualche giorno, tirano fuori le radici e loro sono pronte per essere trapiantate. Li togliamo tutti, io all'inizio li tolgo tutti quanti. Se voi guardate, lui ad ogni biforcazione tira fuori un getto ascellare, anche quelli piccoli piccoli, tanto se li lasciate nel giro di 4-5 giorni, una settimana, vengono fuori, vale toglierli. Ecco, la piantina è pronta per essere trapiantata. Praticamente abbiamo soltanto tolto le foglie basali, quelle che stanno alla base del tronco, e i getti ascellari. Altro non ho toccato, questa addirittura c'è già un bellissimo fiore. Ne faccio vedere un'altra, tanto la devo preparare. Quindi togliamo tutto ciò che è alla base. Se non viene via subito, vi potete aiutare con l'unghia. Se i getti ascellari fossero veramente di grosse dimensioni, perché può capitare che per qualche giorno non si va nell'orto, si perde il momento giusto per togliere i getti ascellari piccolini, questi diventano grandi, con l'unghia non vengono via. Con un taglierino o con un paio di forbici appuntite si tolgono, si tagliano. Sempre disinfettate gli attrezzi, mi raccomando. Questo lo posso lasciare perché va verso l'alto. Questa no, perché va verso il basso. Comunque è gialla, è stata una delle prime foglioline. Ormai ha fatto quello che doveva fare. Ecco qui. Abbiamo un altro. Ce n'è uno mignon. Qua. E anche questa è pronta per essere trapiantata. Adesso vediamo la fase di trapianto in vaso. Siamo a metà aprile. Per me è presto per mettere queste piantine in piena terra. Qui comunque è un aprile molto freddo, fa freddo veramente. Le ammazzerei nel giro di poche settimane. Io di solito, alla mia altitudine, metto le piantine in piena terra a metà fine maggio, quindi adesso sono obbligato a metterle in vaso. Chi non ha la terra, ovviamente, in vaso è obbligato comunque, e quindi vi faccio vedere questa operazione che è molto semplice. Do solo un po' d'aria alla terra, giusto? Un pochino piano per non rompere le radici.
premo i lati per far aderire bene il terriccio alle radici, al panetto di terra. Aggiungo terra. E poi con una semplice canna, tenendomi distante un po' dal pane di terra perché altrimenti lo buco. Adesso vediamo la fase di legatura. Uso questi cavetti in plastica, sono molto comodi, ve l'ho già fatti vedere in altri video. Ora la legatura che farò sarà molto molto larga, molto larga. Ci passa ancora un dito tra il tronco e la canna. Questo perché la pianta, oltre che in altezza, crescerà anche in larghezza. Ecco qui. Perfetto. Mi avvicino, ecco, cambiate inquadratura così vi vedete perfettamente la distanza che c'è tra la canna e la piantina. Ci passa ancora un dito. Più avanti, quando crescerà, metteremo un altro legaccio qui. Vediamo l'altra con una nuova inquadratura, magari si vede meglio. Questo tocco di classe, ecco qua, adesso sì. Poco, poco, poco per non rompere le radici. Questo posso sbagliare. No, là. È ovvio che se il vaso lo tenete in una zona riparata dal vento, basta proprio un bastoncino giusto per non far cadere la pianta. Nell'orto è diverso, perché io ho follate di vento che veramente portano via gli alberi e quindi sono costretto a fare tutto un impalco. C'è un video apposta sulla legatura dei pomodori, ma è un altro discorso. Vediamo adesso l'irrigazione. Se ci avete fatto caso, la terra che ho utilizzato era asciutta. Ora, due parole sull'acqua. L'acqua non deve mai bagnare le foglie, bisogna cercare di fare in modo che la pianta non si bagni mai con l'acqua, perché così evitiamo che muffe e spore prendano il sopravvento sulle foglioline. La prima irrigazione la faccio abbondante e poi ovviamente terrò soltanto il terreno umido. Ora in vaso, finché siamo con queste temperature, la pacciamatura potete farne anche meno di farla. Però quando cominciamo a essere verso giugno, se la pianta comincia a crescere decentemente, per non innaffiare tutti i giorni, che non neanche gli fa bene, bisogna prevedere una pacciamatura. Possiamo utilizzare i materiali che troviamo nell'orto, quindi la paglia, sfalci d'erba che poi si seccheranno e faranno una buona copertura, scaglie di corteccia, le trovate anche al brico, ma comprarli onestamente mi sembra uno spreco di soldi. Ma già con gli sfalci d'erba si fa un lavoro discreto, poi se avete la paglia ancora meglio. Allora, se fossimo nell'orto, io farei il primo trattamento subito, solo uno, con la poltiglia bordolese, solo il primo. Perché dall'anno scorso uso il Trix di prodotti, l'anno scorso erano della Biochima, vanno bene anche quelli che trovate di altre marche. Tannino di castagno, bentonite e caolino. Rivesto la pianta con questa sostanza che diventa bianca. C'era un video che avevo fatto l'anno scorso, vi metto la miniatura qui in sovraimpressione. Questo mix di prodotti copre le foglie, le fa diventare completamente bianche e protegge sia dagli animali dannosi, come potrebbero essere le cimici, e sia dai raggi solari, quelli più caldi, nei mesi più caldi, perché queste triste sostanze riflette i raggi solari e quindi mantiene le foglie più fresche.
Quindi io farò, come vi dicevo, la prima volta soltanto la poltiglia bordolese, giusto per dare una disinfettata sia alla piantina che al terreno circostante, e poi basta, non lo utilizzerò più. Utilizzerò questo triste di prodotti, mi sono trovato bene, ho già acquistato le nuove confezioni e vado avanti con quelle. Qui in vaso, onestamente, non ci farò poco niente, almeno qui all'inizio, in queste prime fasi delle operazioni, le lascerò così. E dal momento che ho la fortuna di avere la serra, e dal momento che fuori fa freddo, la notte arriviamo a 4-5 gradi, deleteria questa temperatura per i pomodori, li terrò in serra. È ovvio che la canna che ho messo è solo a scopo dimostrativo perché è piccolina, ci andrebbero le canne quelle un pochino più lunghe perché deve seguire un po' l'andamento della pianta. Quindi adesso mi trovavo questa in casa, vi ho fatto vedere come si incannano i pomodori, però se dovete farlo anche voi magari prevedete un sostegno più alto perché queste cresceranno, arriveranno anche a 2 metri di altezza. Sono piante a crescita indeterminata, crescono tantissimo e sta a noi poi a un certo punto tagliargli la punta, cimarle e bloccare la crescita e lavorare sui palchi. Ma su questo avevamo già parlato su altri video, se vi interessano li trovate sul canale. Bene, siamo alla fine, video molto semplice. La pianta si presenta così, come vedete è stata ripulita dalle foglie in eccesso, dai rametti in eccesso, dalle gette ascellari. È un'operazione alla portata di tutti, potete provare anche voi sul vostro balcone se non avete l'orto, e danno molta soddisfazione. Soprattutto i pomodori piccolini, ho iniziato a coltivarli nel balcone io qualche anno fa e vi dico la verità, poi quando prende forma la pianta, avere questi frutti rossi, bellissimi, che uno prende e se li mangia al volo, non ha assolutamente prezzo, un gusto tutto completamente diverso. Se vi è piaciuto il video e volete condividerlo, ve ne sono grato, se voi volete iscrivervi al canale vi ringrazio, lasciate un like, se vi fa piacere, ci vediamo giovedì prossimo, buona giornata.